Alessio Torsoli a ciperugia.com. Allora, alla fine il Perugia ha retto, perché di questo dobbiamo parlare, anche se diciamo che la Ternana non ha dominato, però chiaramente ha manifestato la superiorità che ha avuto diverse occasioni, 3-4 tiri, è stato oggi gemello sugli scudi, però io direi che questo pareggio è meritato e importante per il Perugia. Sì, sicuramente come prevediamo è la Ternana che ha fatto la gara e Perugia ha resistito, diciamo, ci saremmo aspettati certo qualche invenzione più davanti, purtroppo forse non so, magari anche il tipo di gara, magari forse anche per il nostro stupore, diciamo, sono stati utilizzati alcuni giocatori che magari non ci aspettavamo, forse a inizio Matos, che poi a un certo punto hanno dovuto giocare da centravanti dopo l'uscita di Montevago. Diciamo che ecco, il Perugia con l'uscita del proprio centravanti e di fatto poi ha terminato le proprie velleità offensive, cioè ha arretrato il proprio baricentro e ha condotto una gara principalmente per non prenderle ecco, di fatto ha resistito e ha avuto purtroppo soltanto un'occasione, il tiro di Bartolomei a fine del primo tempo. Ha rischiato anche di perdere, va comunque detto, perché è stato, ecco, strepitoso gemello, questa volta gli va riconosciuto, ha salvato un risultato. Migliore in campo, guarda. Sì, sicuramente migliore in campo, oggi non vogliamo rendergli merito, perché sicuramente quando c'è stato da criticarlo non ci siamo mai risparmiati, oggi sicuramente ha fatto un paio di interventi, due o tre interventi decisivi. Senti, hai notato in qualcosa la mano di Zauli? Ma io ho sicuramente questa settimana mister ha provato, diciamo, a trasmettere, no, qualcosa di diverso. Non so, forse vorrei rivedere qualche altra prova d'appello, per forse non era questa la gara per vedere un po' il calcio, diciamo, offensivo. O forse magari che ci si attendeva, o forse magari la Ternana dall'altra parte non era proprio un avversario cuscinetto. Vedo comunque una squadra dietro sicuramente un po' più accorta. Adesso non. O forse un centrocampo che protegge meglio, via. Sì, un centrocampo che protegge meglio, sicuramente. Ecco, c'è il rammarico che purtroppo forse ci sarebbe piaciuto più vedere qualcosa in fase, diciamo, negli ultimi 20-25 metri. Però questo, diciamo, che è un vizio congenito del Perugia e vedremo se qualcuno riuscirà a metterci mano. Beh, non è facile perché è chiaro, la classifica in questo momento definisce quelli che sono appunto i valori di questa squadra. E non è un caso, diciamo, che il Perugia abbia trovato difficoltà sia a Legnago, poi anche ricordiamo le sconfitte in casa con l'Entella e con il Milan Futuro, per non parlare poi dell'altra sconfitta, diciamo, a Sassari. Quindi è una squadra che deve trovare ancora un proprio assetto definitivo, una propria, penso sia anche un fatto, diciamo, a livello di mentalità, no? Perché poi i risultati sono una conseguenza di questo e alimentano poi la propria autostima. È chiaro però comunque che il pareggio va preso in questo senso, va preso con fiducia. Ha dovuto fare il giro, diglielo che lì c'è nessuno. Va preso con fiducia questo pareggio perché in ogni caso la squadra ha dato tutto quello che ha in questo momento e quindi forse di più non si poteva chiedere. Grazie Alessio Torsoli a ciperugia.com. Corrado Lo Sito del Messaggero. Corrado, alla fine un pareggio che il Perugia ha
ha lottato fino in fondo, con chiari e scuri, come sempre avviene, e il solito problema della sterilità offensiva. Sì, quello è un problema, secondo me, come dire, che sarà ancora più preoccupante a partire dalla prossima gara, visto che bisogna valutare le condizioni di Montevago. Perché Silla non è entrato bene, secondo me, in partita, perché Seghetti ormai non sta giocando da prima punta e si trova meglio in una posizione di trequartista. Quindi è una situazione che andrà risolta. Fatta la premessa, complessivamente un buon Perugia, nel senso che c'era un avversario davanti più forte, e questo è bene sottolinearlo. Buona la prova soprattutto buona di larga parte dei giovani, intendo dire Giunti, intendo dire Di Maggio, intendo dire anche lo stesso Seghetti, che secondo me nel secondo tempo ha fatto praticamente quasi il terzino in certe situazioni. Servirà altro, adesso partire da Salvo e Pineto, naturalmente bisogna cercare di portare a casa i tre punti. Molto male a Legnago il primo tempo, che il primo tempo che grida vendetta, per me è peggio quello che oggi ripeto, c'è una squadra secondo me che potrebbe giocare tranquillamente in una media Serie B, questo bisogna dirlo. Per il resto, beh, sono contento anche per Gemello che ha fatto un buon intervento, quindi non posso che essere contento di questo. Per il resto, adesso dalla prossima bisogna vincere, e poi ci avrà anche il derby con l'Arezzo, che è difficile. Hai parlato dei giovani, vorrei che dicessi due parole anche su qualche cosiddetto veterano, in particolare su Matos. Vabbè, poco da dire, insomma, impalpabile, inspiegabile la scelta di farlo partire dall'inizio e di lasciarlo in campo. Problema. È inesplicabile, nel senso che non ha senso. Un giocatore che si è trovato male sia nel ruolo di prima punta, sia nel ruolo di trequartista sottopunta. E meglio Ricci a questo punto, se proprio vuoi giocare così. Non so, più che altro sarà questo il modulo con cui giocherà Zauli le prossime partite, che è il suo modulo prediletto, il famoso 4-2-3-1. Però indubbiamente, ecco, fatta la premessa, torno a dire che servirà altro, cioè bisogna cominciare a vincere le partite adesso, perché sabato a Pineto è una partita importante, e poi c'è il derby, e trovare anche i giocatori giusti, l'11 che possa rendere al meglio, sicuramente senza Matos al momento. Resta un mistero. Risposta chiara, grazie a Corrado Rosito del Messaggero, subito con Enrico Fanelli di Tifo Grifo e a ciperugia.com. Enrico, allora, dicevamo che il pareggio è stato conquistato stavolta lottando dal Perugia, lottando su tutte le palle, impedendo alla Ternana di avvicinarsi troppo all'area, qualche volta è stato fatto. Lì ci ha pensato Gemello, che oggi direi gli vogliamo dare una volta tanto la palma del migliore in campo. Assolutamente sì, che sono state tre parate, io ne ho contate, che hanno veramente salvato le puntate. Sì, è stata una partita difficile come era nelle previsioni, con le maggiori occasioni che sono state create da loro, che hanno il tasso tecnico migliore, questo bisogna riconoscerlo. Però a favore del Perugia dico che si è ritrovata una certa compattezza di squadra, che non è crollato, ho visto una squadra che è pronta a lottare su ogni palla, come dicevi tu, e che non è crollata. Questo, diciamo, può essere un buon punto di ripartenza in vista dei prossimi impegni, che a mio parere sono ancora più importanti di questo. Parlo di Pineto e dell'Arezzo, naturalmente. Resta la sterilità offensiva e resta adesso col dubbio anche aggravante dell'infortunio di Montevago. Sì, io dico che secondo me il suo infortunio ha tolto la possibilità di essere più incisivi davanti. Zauli ha provato a porre rimedio con l'ingresso di Silla, ma non è stato sufficiente, purtroppo. Ora sì, bisognerebbe capire qual è l'entità del problema, che secondo me non è così grave, perché è uscito con le sue gambe, quindi credo sia una contusione, insomma, perché c'è stato uno scontro di gioco col giocatore della Ternana, quindi non mi aspetto un problema di grossa entità, insomma. Grazie a Enrico Fanelli, Tifo Grifo, Piacci e Perugia Today. Carlo Forciniti, Corriere Roma. Allora Carlo, un pareggio che per il Perugia va bene, Perugia ha lottato, lo spirito è stato quello giusto, la Ternana aveva più qualità e si è visto solo a tratti e solo in alcune circostanze, quindi il merito del Perugia è aver limitato questa qualità,
poi i soliti limiti, in avanti è spuntato, oggi poi si è infortunato anche Montevago al 25esimo del primo tempo, quindi è stato anche meno amato da quel punto di vista. Sì, concordo con tutte le tue premesse, diciamo così, Daniele. È stata una partita in cui la Ternana ha fatto di più per provare a vincere rispetto al Perugia, ma il Perugia ha fatto quello che bastava, diciamo così, per far sì che la Ternana non vincesse. E con questo ci metto anche la prova di Gemello, perché Gemello veniva da un periodo molto sfortunato, diciamo così, insomma, in cui è incappato in qualche episodio negativo, che poi, sai, per un portiere, quando un portiere sbaglia è una condanna, e oggi ha tenuto in piedi il grifo con due grandi parate in rapida successione, tra l'altro all'inizio della ripresa e poi anche verso la metà della stessa, esatto, su Donati prima, le due conclusioni, e poi su Aloy. La Ternana ha mostrato, sono d'accordo con te, di avere una qualità superiore, ma quello è pacifico, era chiaro, si sapeva, però insomma, quantomeno il grifo che arrivava al derby, ricordiamolo, con molta meno serenità rispetto alle ferie, ha avuto il merito di restare compatto, di non disunirsi mai, di fare una partita del livello richiesto per un derby, e quindi dal punto di vista dell'atteggiamento, del carattere, della determinazione, della voglia di lottare su ogni pallone anche al netto dei limiti che ci sono, è stato un grifo, insomma, soddisfacente. E direi, rispetto al passato, anche la capacità maggiore di far filtro a centrocampo in maniera tale che la Ternana, col suo possesso palla, non arrivasse mai facilmente dalle parti dell'area di rigore. Esatto, infatti ora vado un po' a memoria, ma quante volte abbiamo visto anche Bartolomei quasi affiancare Angelo e Playa, quasi a formare una difesa a tre, se vogliamo. Lui, tra l'altro, in questo è molto, molto attento, molto propenso anche ad essere determinante in queste cose qui. Magari in questa fase si vede meno in fase di possesso, però oggi il suo lavoro in fase di non possesso è stato molto importante, e da questo punto di vista, ripeto, al Perugia non si può imputare nulla. Domanda flash, si è vista qualcosa la mano di Zauli? Penso di sì, nel senso che si è visto un grifo, diciamo così, un po' più sereno, certamente ordinato, e quindi è una buona base per ripartire questa sera. Grazie a Carlo Forcini.